Settima giornata del campionato United, oggi vediamo contro il Pulcini Team, l'FC Italy, il leader ospita Bolzaneto e Daniele, Atletico San Quirico di Luca in casa contro il Venosda, Pontedecimo Polis va in casa di Stelle Lupari, così come fuori casa è San Quirico United che va a trovare River Club e Fabrizio fuori casa col suo Lungirum contro il Venaria Reale. Vediamo l'ingresso in campo del Pulcini Team sullo schermo, la formazione si compone, Benigni, Pizzi, Tommasi, Mazzone, Gotto, Florio, Arac e gli altri. Qua Pontedecimo che entra in campo, sembrano convinti i giocatori, sanno che hanno bisogno di un risultato. Qua c'è il San Quirico United, fuori casa, spera di non sfigurare. E subito il quinto minuto, il quarto minuto, gol di Radmiski, Pulcini Team in vantaggio. Vediamo la realizzazione del centrocampista di destra. Vediamo abbracciato da Arac e dagli altri. Gran festa per il Pulcini Team in casa, ricordiamo, contro l'FC Italy. Amatucci, centro al campo. Filtrante, Szczypiak. Allarga per Radmiski, va sul destro, rientra e sul secondo palo, gran gol, vediamolo di nuovo. Questo è il quarto minuto, ma al quinto arriva il raddoppio. Amatucci, Pulcini Team di Giovanna scatenati. Segna Amatucci, l'attaccante, vediamo qua l'esultanza. Presi in contrattempo, destro potente di Amatucci, la palla si sperde dopo la parata. Ancora Amatucci, finta, doppia finta, salta due uomini e tiro sul secondo palo. Grandissima finta, rivediamola, e poi destro. 2-0. Al 17° invece la prima brutta notizia. Rigore contro il Bolzaneto United di Daniele. E c'è la rete di Paglione. Vediamo la realizzazione del calcio di rigore. Fallo netto di Gurses. Vediamo destro da una parte, portiere dall'altra. Nulla da fare. Un minuto dopo arriva il gol del River Club contro il San Quirico United in casa. Il River Club passa con Nardiello, vediamolo inquadrato, il bomber che festeggia con i compagni, gol importante questo per la sfida salvezza. Rivediamo il gol. Tre quarti campo, largo a sinistra, viene giù. Nardiello prende palla, scambia con Gediz. Gediz gliela dà sul piede, sinistro e palo gol. Qua gioia incolpevole, si trova il giocatore davanti. Precisione chirurgica. 2 minuti dopo, al 20°, Fabrizio è sotto di un gol. Ha segnato Ersan. Venaria Reale passa in vantaggio. 20° segna Ersan. Rivediamo il gol. Qua l'esultanza, poi il gol. Tre quarti campo. Palla al limite dell'area. Si allarga il gioco. Scende giù il centrocampista destro. Cross sulla testa precisa di Ersan. 5 minuti dopo, al 25° segna Waxmuth, nome strano, ma il giocatore è delle Stelle Lupari che stanno affrontando il Pontedecimo Polis in casa loro. Waxmuth, 25° rete, bel gol. Adesso vediamo l'esultanza della squadra, vediamo poi la realizzazione. Ecco, tre quarti campo, finta, limite dell'area, si inserisce, va sul sinistro, poi allarga il gioco, mette in mezzo una palla, in tuffo di testa e realizza. Azione corale delle Stelle Lupari al 25°. 31°, gran bella notizia per Luca Rueda, il bomber della scorsa partita torna a segnare. 1-0 per Luca, vediamo l'esultanza del centrocampista destro. Gol importantissimo questo, Venosda è un altro avversario per i playoff. Vediamo se riuscirà nell'impresa Luca, vediamo. A sinistra, cross, ribattuto, palla fuori, c'è Bitti, palla morbida, Rueda la stoppa, va sul destro, giro, tiro a giro e rete. Grandissimo gol di Rueda, 31°. 3 minuti dopo arriva un rigore per Daniele, pareggiano i conti dei rigori, gol di Jurcic, 34°, su calcio di rigore Daniele pareggia. Questa è una sfida a salvezza importantissima per Daniele in casa del Lillidor, non può perdere. Diamo rigore battuto forte in mezzo, il portiere pensava la piazzasse, invece no. 2 minuti dopo arriva il gol di Sofulis, attaccante dell'FC Italy contro il Pulcini Team, accorciano le distanze, 2-1 al momento. Sofulis, altro calcio di rigore, portiere immobile, si vede che aspettava la palla dall'altra parte. Però gol del Pontedecimo, pareggio, 43°, Atmaka trova il pareggio. Vediamo la festa grande dei giocatori, Pontedecimo può inseguire il primo posto, è importantissima questa partita, devono prendere il largo. Calcio d'angolo di Atmaka, vediamolo, schema, il centrocampista porta palla, gliela ridà proprio lui, che entra. Finta va sul sinistro, poi destro potente, il portiere non se l'aspettava. Fine dei primi tempi, il secondo tempo inizia bene per il San Quirico United, segna De Pablo Leon, centrocampista di sinistra, 4-8. Vediamolo esultare con mani, bel
Bel gol, adesso andiamo a vedere il gol di Mirko. Davvero un gesto tecnico pregevole, largo a sinistra, c'è Mani che aveva cambiato posto proprio con De Pablo. In mezzo Ropeter, lancia De Pablo, va sul destro, rientra e tira a giro sul secondo palo, difficilissimo, bellissimo nell'incrocio. Però 3 minuti dopo arriva il gol di Sahin. Sahin, ricordiamo l'attaccante del Venaria Reale che sta sfidando Fabrizio, 2-0 che pare chiudere i giochi. Venaria Reale stava facendo gioco, Fabrizio giocava in contropiede, però arriva questa realizzazione di Sahin, 61esimo, vediamo l'esultanza, maglietta bianca per il Venaria Reale in casa, vediamo tre quarti campo, ecco Sahin, irride un po' la difesa, dà la palla al suo compagno, entra dentro e piattone gol. Fabrizio incolpevole, 63esimo, segna di nuovo Lillidor. Daniele ancora una volta è sotto 2-1, Paglione, l'autore del gol su rigore. Porta in vantaggio il ponte, il Lillidor contro Bolzaneto. Palla larga a destra, viene giù, in mezzo si prepara il giocatore, riceve la palla in tuffo di testa e segna. Vediamo questo tuffo di testa, Gursas colpevole, non ci va. Qua gol di Retzka, Pontedissimo Polis passa in vantaggio 2-1. Retzka, bomber della scorsa partita con tripletta, si conferma anche qua, fuori casa, segna sempre lui. Questo è il settimo gol stagionale. Rivediamo Salihamidžić, lo lancia, eccolo lì. Va sul sinistro, allarga per Ratmaka, che gli dà una palla d'oro veramente bellissima. Colpo sotto davanti al portiere e rete di Retzka. 70esimo, arriva questo minuto col gol di Gediz. River Club passa di nuovo in vantaggio contro il San Quirico United. Vedete, festa grande dei giocatori del River, perché questo è un gol importante al 70esimo. Vediamo, centro del campo. Allarga il gioco sulla fascia dove c'è Ersan, poi Gediz va sul destro, dribbla Fenninger e batte Gioia che questa volta tocca ma non trattiene. Vediamo, destro a girare, tocca ma non trattiene. Gol di Gediz, 3 minuti dopo arriva il gol di Ulusoy del Venosda contro Luca e questa non è una buona notizia. Rivediamo qua il lancio di Gunduz, centro del campo. Un piccolo svarione difensivo di Dudkiewicz porta al gol, portiere poi in uscita, accende l'uscita ma non serve a nulla. 85esimo, Giovanna chiude la partita con Genovs, 3-1 all'85esimo per il Pulcini Team. Segna il centrocampista Genovs, ricordiamo 2.0, centrocampista centrale. Largo a destra, qua c'è Florio, va sul fondo, vince il duello fisico, mette in mezzo una zuccatona di Genovs. Movimento d'attaccante per lui che è centrocampista. Quando manca 1 minuto alla fine delle partite, arriva il gol di Luca che dà 3 punti importantissimi all'Atletico San Quirico. Vedete come festeggiano i giocatori. Questa è una vittoria che dà veramente una spinta verso i playoff. Grandissimo gol di Bitti, centrocampista. Vediamolo. Riprende palla al centro del campo. La scambia con Stuff. Stuff porta via 3 giocatori con un'azione fasciale. Bitti fa una finta di tiro, poi destro, entra in area e la mette sul secondo palo. Ricordiamo a questo punto i risultati della settima giornata. Pulcini Team batte 3-1 l'FC Italy. Ilidor batte Bolzaneto United 2-1. Atletico San Quirico in casa vince contro il Venosda, sempre 2-1. Pontedicimo Polis fuori casa contro Stelle Lupari, 2-1 anche loro. Gol di River Club, River Club vince contro San Quirico United 2-1, Venaria Reale 2-0 contro Fabrizio e per la settima giornata è tutto.